stampa. Perché questo? Per evitare il magnetismo. Ora, l'unità nasce come unità di patologie mine, ma negli ultimi periodi collaboriamo anche con il Ministero dei Beni Culturali per la ricerca archeologica e negli ultimi due anni per la guerra in Ucraina stiamo facendo il controllo dei tubi del gas che portano i gas dai paesi del Nord Africa verso l'Europa. Come facciamo a vedere il risultato? Noi abbiamo il detector di sonar. Sonar ha variabile, velocità variabile, può arrivare fino a 270 metri. Quindi il sonar emana un segnale, tocca un oggetto, il segnale torna indietro. Che succede? A noi interessa un contatto metallico. Tecnicamente noi diciamo contatto sbafa. Quindi guardiamo se il contatto si fa fare, facciamo altre valutazioni, a quel punto si decide se mandare o non mandare uno dei veicoli filoguidati che abbiamo a bordo per controllare che cosa c'è sotto. Chiaro che adesso c'è chiaro. Ora è importante che la nave in questa fase deve rimanere ferma. Come fa a rimanere ferma? Noi oltre a un'elica principale che ci permette di spostarci da A, abbiamo altre tre eliche supplementari che in questo momento sono alloggiate all'interno di tre pozzi. Noi chiamiamo pozzi, ovviamente sono due a poppa e uno verso il fondo. All'occorrenza queste eliche vengono a mainare, scendono. Ok? E tramite il nostro sistema di comando e controllo diciamo alla nave quello che deve fare, sostanzialmente. Quindi diciamo se spostarsi avanti, indietro, se rimanere ferma in un punto. Ora siamo rimasti che abbiamo visto il Lego, no? Quindi andiamo a vedere effettivamente soltanto che cosa abbiamo trovato. Se vedete qua, mi seguite. Allora, questo qua è uno dei tre veicoli che abbiamo a bordo, ok? Abbiamo il Pluto Gigas, il Pluto Plus che è dall'altra parte e il Multipluto. La differenza qual è? Questo veicolo qua può arrivare fino a una profondità di 600 metri, ok? È dotato di una telecamera, di un faro e di una, giro, di una bussola. Che è fino a 600 metri. E questo che diceva filo guidato, sì. Ora tramite l'altro invece può arrivare fino a 300 metri. Si vede che oggi è il terzo giorno. Tramite il filo guida a noi ci arriva un segnale, cioè alla centrale operativa dove siamo presenti, dove ci sono io o un altro collega, siamo davanti a una console. Ok? Una console, immaginate una console da videogiochi, no? O due joystick, la pulsantiera e lo schermo. Chiaro fino adesso? Benissimo. Però per portare il veicolo su quello che dobbiamo andare a vedere ho bisogno del collega che è a mio fianco, ok? L'operatore a sonar che prima aveva scoperto quel contatto. Quindi mettiamo il veicolo in acqua, il veicolo inizia a dare un segnale, quindi il collega riesce a vedere sia il contatto che il veicolo e quindi mi dà la rotta, le consigliate per arrivare su quel punto. Vediamo che cos'è, se è qualcosa che dobbiamo togliere, quindi che facciamo? Riportiamo che dobbiamo eliminare, riportiamo il veicolo a bordo, lo rimettiamo sulla sella, viene, qua ci sono delle cariche, viene inserita sotto il veicolo una carica, il veicolo viene riportato in acqua, viene sganciata la carica, okay? La carica viene sganciata vicino all'oggetto e in quel momento si innesca, okay? Quindi ce la riportiamo indietro il veicolo, ok? Mettiamo, ci allontaniamo e dopo c'è, abbiamo eliminato il l'oggetto, ok? Buon pomeriggio.
pomeriggio e benvenuti su Nave Chioggia. Sono Capo Fara e sono il capo palombaro di bordo. La mia mansione è quella di pianificare e far svolgere in tutta sicurezza quelle che sono le operazioni subacquee previo impiego di operatore sub, quindi operatore immerso. Noi siamo specialisti nel riconoscimento e nelle tecniche di distruzione di ordigni esplosivi, sia di vecchia fattura, quindi i residuati delle guerre, sia di nuova fattura per le guerre, diciamo, in corso d'opera. Ahimè, purtroppo, sono eventi che non riusciamo a stoppare, quindi il personale militare della mia categoria deve essere sempre aggiornato e in grado di poter svolgere il proprio lavoro in tutta sicurezza. Vedo che ci sono molti bambini, una cosa che mi fa veramente piacere. Ovviamente il nostro ambiente di lavoro è l'acqua, quindi attuiamo queste tecniche previa immersione. Quando ci si immerge, ovviamente, non sempre va tutto bene, ma qualche volta, raramente, inciampiamo in quelli che sono gli incidenti della subacquea. Quindi parliamo di malattia di compressione e danni che queste possono, diciamo, creare agli operatori. Ovviamente, per far fronte a questa problematica, a bordo del cacciamine abbiamo sempre con noi, e sempre efficiente, un impianto iperbarico come questo, che ci permette, in tempi molto molto brevi, di poter recuperare l'operatore e di far regredire la malattia del compresso. Sì. Perché la formazione di bolle, quando va bene, si mi ha detto giù, buongiorno. Benvenuti nella plancia di Nave Chioggia. Questa è la plancia di comando, che è il luogo in cui viene governata la nave. Qui possiamo vedere, questa è la plancia del timoniere, dove c'è il timone per cui viene data, diciamo, la rotta della nave. Questa è la console della propulsione ausiliaria, quindi tramite questa console vengono comandati i tre motori ausiliari che abbiamo. Qui abbiamo le manette per il motore termico principale, quindi tramite questa manetta vengono dati gli ordini giù in COP per le andature del motore termico e quindi del motore principale. Da lì si viene stabilita la velocità, ovviamente, della nave. E poi tramite questa console riusciamo a seguire la navigazione. Noi, nonostante utilizziamo ancora la vecchia carta nautica per pianificare e seguire la navigazione, abbiamo sempre l'ausilio anche della cartografia elettronica, molto più semplice, molto più gestibile. Questo sistema quindi utilizza la cartografia elettronica interfacciata con il radar, quindi che ci permette la scoperta dei bersagli, dei contatti che abbiamo attorno. E tramite l'AIS, che è una specie di transponder, riusciamo a identificare gli eventuali bersagli che ci stanno attorno. Ogni unità navale possiede un numero identificativo e noi tramite questo riusciamo quindi a sapere effettivamente chi ci sta intorno. Diciamo che la cartografia elettronica rispetto alla è molto più veloce da utilizzare, abbiamo praticamente tutto lo schema come se fosse una carta reale, con i fondali, con i vari canali, una carta tutta. Allora, questo è il Pluto Gigas, l'avete visto giù in poppa. Praticamente questo è un veicolo filo guidato, può arrivare a una profondità circa di 600 metri. Questa è la filoguida. E questa a che profondità è? In genere, qua già siamo a 86 metri, quindi il palombaro non può più operare con la classica pita da sub, ma deve operare con questo scafandro ADS, si chiama. E questa era durante un intervento di recupero
quindi l'operatore con il cavo d'acciaio ha imbracato un pezzo che si trova sul fondale per poi recuperarlo.